Da ben 52 anni ha conquistato i palati di migliaia di generazioni, 91 anni di età e tanta passione. La signora Maria Mencarelli è stata premiata nei giorni scorsi nella sua trattoria a Novilara con un attestato di merito alla cucina per le sue inconfondibili tagliatelle con i fagioli dal lontano 1972. Il riconoscimento è stato consegnato dall'Associazione Italiana Sommelier di Pesaro, dall'Associazione Culturale La Stele di Novilara, l'Accademia Italiana della Cucina Pesarese, l'Associazione Ristoratori Confcommercio e dal Comune di Pesaro. Una tradizione tramandata nel corso del tempo fino ad oggi alla figlia Antonella. Noi ringraziamo per questo grande riconoscimento da tutti. Finalmente le fatiche, le cose, 50 anni, 52 anni di attività sono state riconosciute e soprattutto questa tagliatella ai fagioli ha il giusto riconoscimento perché è partita con un piatto molto povero, fatto solo nelle mense per i poveri, e invece adesso diventa un piatto speciale di Pesaro, quindi siamo molto contenti di questo. Ringrazio voi tutti. Sono contenta. E sono contenta. E quindi mia madre è sempre stata in cucina, fino all'anno scorso a novembre, quando ha deciso di ritirarsi, perché comunque ha 91 anni, sta ancora bene, però... Però pesano un po'. Pesano un pochino, dai, ma ancora dai, sta bene. Però fino all'anno scorso, a novembre, lei era qui a fare i suoi sughi, quindi dai, è stato bello. La mia vita è stata sempre insieme a lei, e quindi da quando avevo 11 anni sono stata coinvolta. Come viene realizzato questo piatto? Allora, la ricetta non ha segreti particolari, ci sono i fagioli secchi che vengono bolliti con acqua e poi sciacquati con acqua tiepida e rimessi su con un trito di sedano, carota, cipolla, prezzemolo, concentrato di pomodoro, non il pomodoro, sale, pepe e acqua. Poi ci vuole il tempo perché comunque hanno un tempo di cottura di 3 o 4 ore e i fagioli particolari che usiamo, mi dispiace fare pubblicità a un fagiolo che non è del territorio, però quello più idoneo per fare questa cremina è questo fagiolo giallo olandese. Aiuta a condire la tagliatella che già è una pasta particolare e deve essere fatta in casa perché altrimenti non prende il sugo, deve essere porosa. E questi sono i due segreti. In tutti questi anni ci sono stati dei momenti particolari? Posso raccontare questo aneddoto. Un bambino di 6 anni per il compleanno si è fatto regalare una cena qui con le tagliatelle ai fagioli. Ecco, questo penso che spieghi tutto. Poi ragazzi giovani che fanno le cene di compleanno qui, anziani che fanno il compleanno qui perché sono qui da tanti anni, che vengono a festeggiare, quindi in 52 anni abbiamo visto 3 o 4 generazioni che si susseguono, quindi questo ci dà molta forza per continuare. Jacopo Fiorani, come nasce questo riconoscimento? È una certificazione che va principalmente a consacrare un lavoro fatto negli anni, che è quello di, diciamo, elevare, no, il piatto storico e anche povero che era quello delle tagliatelle con i fagioli, che in questo momento, proprio oggi, abbiamo voluto, come dire, richiamare e approfondire attraverso delle certificazioni con delle associazioni di categoria molto importanti per appunto far capire il valore che c'è dietro il lavoro della Maria e poi della generazione nuova dell'Antonella.